Salve a tutti ragazzi, sono Ortomas, con benvenuti in questo nuovo episodio della serie Rossi Putti. Siamo bentornati. In questo nuovo episodio vedremo di finire i preparativi per l'imminente 2005. Noi siamo nel gennaio del 2004 e l'imminente guerra contro la Cina sarà appunto nel gennaio circa del 2005, quindi andiamo un anno solo più per dichiarare guerra alla Cina e alla sua fazione, che comprende anche il Vietnam. Detto questo ragazzi, sblocchiamo il tempo perché non abbiamo tempo da perdere, ovviamente dobbiamo fare un sacco di roba. Dobbiamo ovviamente prima arrivare in positivo con la motivazione e i carri. La motivazione ci stiamo già arrivando, i carri sarà molto 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 difficile arrivare in positivo. Perché ovviamente sono pesanti da costruire, sono carri moderni e quindi sono pesanti, è ovvio che sono pesanti ragazzi. E sarà un problema. Il nostro esercito adesso ammonta, sì ammonta sempre 1 milione di uomini, niente, non cambia nulla, va bene. Basta. Dobbiamo solo aspettare, qui stiamo producendo nuove fabbriche militari, adesso siamo penso a 90, 91 fabbriche militari, 92, perfetto. Le ho sbagliate tutte, cazzo, 205 navi, 57 divisioni sono sempre le stesse, io vorrei provare a costruire altre, però aspettiamo di arrivare in positivo a produrre altre divisioni. Però aspetterei di arrivare in positivo prima con motorizzazione, perché ovviamente nelle nostre divisioni abbiamo dei modelli, esatto, che richiedono motorizzazione. Delle compagnie in realtà, dei modelli, sì, quindi era un po' tutto giusto però confusionale. Allora qui, produzione fabbrica per 500, quindi siamo adesso a 94% di produzione positiva. Stiamo andando davvero molto bene. Siamo positivi tutte le risorse, abbiamo qualche problema di gomma, che però possiamo risolvere costruendo fabbriche di gomma. Perfetto. Siamo stati truffati da questa Great Russia che non ha fatto niente. Che merda. E basta, sono rimasto un po' deluso. Chiediamo un po' di roba. Allora, patto del dragone. Patto dell'orsone. Stand with Japan. Stand with democracy. Con l'autocrazia. Potremmo... Non c'è niente che... Non c'è niente che mi entusiasmi. Non me ne frega proprio un cazzo di questo. Facciamo solo questa parte che c'ha 25 punti di potenza. Poi possiamo starcene fermi a non fare nulla. Qui abbiamo delle fabbriche, quindi qui potrebbe andare bene. Anche qui sì, possiamo fare. Dopo questo facciamo Armored Force e Land Doctrine 2. Che ci dà 2 del 25% di ricerca in meno per la dottrina militare, che ovviamente ci serve. Quanto? 202 giorni, quindi abbiamo tempo di farlo tranquillamente. Molto bene ragazzi, intanto vi ricordo che abbiamo 8 atomiche attualmente e abbiamo 16 reattori nucleari che le stanno producendo, quindi andiamo davvero bene. Qui fatto, quindi passiamo a Armored Force, sblocchiamo il tempo. Vi ricordo ragazzi ovviamente di mettere mi piace se la serie vi sta piacendo, a questo video ovviamente, e iscrivervi al canale se non siete iscritti perché questa è davvero molto importante, e ovviamente anche di lasciare un commento dicendomi cosa ne pensate in merito a questa serie, perché il vostro parere è molto importante per la riuscita di questa serie. Abbiamo una fabbrica solo dedita alla produzione di... Ma perché? Alla produzione di cose civili, sì, avete capito, assestamento civile. Non mi ricordo cosa dicessi all'epoca per tradurre quello, però me ne sono dimenticato, quindi non importa. E fatto ciò, possiamo andare avanti qui in realtà. Sì, però aspettiamo. Facciamo questo ragazzi, di brutto, vai, ci serve ovviamente una produzione industriale maggiore. Siamo in positivo quasi, guardate, 4 giorni siamo in positivo. L'elezione, ha vinto il nostro partito ragazzi ha di nuovo vinto, quindi il nostro Vladimir è eletto un'altra volta. Vladimir Thomas Putin, War Putin 46. Siamo in positivo ragazzi, perfetto, quindi visto che siamo in positivo possiamo iniziare a produrre nuove divisioni. Allora, visto che noi siamo fieri, facciamo 20 divisioni una volta sola. Perché non ti metti qua, stronzo? Ah, l'ho fatto così il piano. Ho capito. Con le 20 divisioni passiamo quindi a 76. Non ci richiede un consumo così elevato. Madonna, abbiamo consumato un sacco di roba in realtà. Abbiamo consumato, allora, a livello di equipaggiamenti 2000 qualcosa, di artiglieria anche, però abbiamo consumato un sacco di equipaggiamenti della fanteria, quindi questo vuol dire che noi dovremmo salire di brutto di produzione di equipaggiamenti della fanteria, quindi almeno 20 fabbriche minimo, e poi vedremo di risolvere questi piccoli problemini dei carri, che ci serviranno un sacco perché saranno la parte più importante del nostro sfondamento.
La difesa ovviamente ci pensa la fanteria, però per lo sfondamento servono i carri. Servono i carri, ragazzi. Penso di aver fatto una cazzata a potenziare al 50% sia Stati Uniti e che Cina, perché probabilmente ci faranno il culo. Cioè, visto che questo 50% di potenziamento vale anche per la forza delle divisioni. La difesa e un sacco di altre statistiche di merda, che ho potenziato. E vabbè. Hai sbagliato, Thomas, non importa. Vinceremo lo stesso, però, questo, ragazzi, non posso dire arrivare a questo momento, no, ragazzi, la serie la cancello. Sto cazzo. Vinciamo e poi vediamo. 13 aprile 2004, ragazzi, dobbiamo farne il più breve tempo possibile tante cose. Io direi di fare 30 divisioni, ragazzi, perché potremmo essere nella merda, quindi mi sembra una cosa corretta, no? Boh, 30 divisioni e poi non ne facciamo più. Abbiamo già divisioni corazzate, ne abbiamo 14, quindi non ci possiamo lamentare, andiamo bene. E arriviamo a 86 invece divisioni totali. Quindi meno 14 sono 62 divisioni di fanteria. 72 divisioni di fanteria. Dico cazzate, perché dico cazzate, signori? Qui l'evoluzione sta andando a manetta, ragazzi. Vediamo un po'. 14, rimangono 6 fabbriche per completare questa linea di evoluzione. Che adesso, avendo il doppio delle fabbriche, dovrebbe andare molto bene. Qui cosa possiamo fare? Artiglieria. No, nuove armi ancora troppo presto. Landmark attack, avete rotto i coglioni con queste robe notturne. Qui niente. Qui ci vuole troppo tempo. Decriptazione, ma questa roba da troppo, c'è troppo poco. Un punto di decriptazione. Mi sembra poco, ragazzi. Possiamo fare... Possiamo fare questo. Supporto aereo. L'efficienza del supporto aereo è aumentata del 20%. Ragazzi, 11 atomiche. Molto bene. Il nostro arsenale qui si sta ampliando. La Cina si sta cagando sotto perché gli faremo un culo infernale. Allora, qui la produzione delle nostre divisioni a che data è stimata? È stimata 26 luglio del 2004. Quindi abbiamo tempo di produrle e addestrarle pure, ragazzi. Meglio di così. Armored Force, ottimo. Passiamo all'End Doctrine. E poi siamo fermi, ragazzi, perché abbiamo bisogno di fare tanti punti politici per aumentare bene l'albero delle Greater Possibility National Ideas. Ci dà un sacco di vantaggi anche dal punto di vista militare. Quindi sarà una buona cosa. Qui qualità e quantità. Ci danno dei vantaggi dal punto di vista militare. La Cina. La faccenda della Cina è rimasta invariata. E a livello di fabbriche non sta più crescendo, mi sembra, di fabbriche militari, ma sta crescendo di fabbriche civili. Divisione ne ha tante, ragazzi, però penso che le nostre 80 dovrebbero riuscire a reggere abbastanza le divisioni cinesi. Poi non penso che le schiereranno tutte sul confine, penso che le schiereranno la metà. Quindi già così dovremmo avere dei vantaggi. Non lo so, ho un po' paura in realtà. Compensato negli Emirati. Cosa volete fare? Ma lo Stato Islamico non esiste. Io volevo vedere un po' di azione, invece no. Va bene. Niente Stato Islamico. Stati Uniti, non è che volete pianificare uno Stato Islamico, eh? Non è che volete farlo. Madonna che albero che ho. Porca puttana, ragazzi. Ma cosa? Ma perché hanno un albero così grande gli Stati Uniti? Ma è vergognoso. Io ho un alberello di merda. Cioè, la Russia sembra... L'albero della Russia non è stato fatto, praticamente. Guardate che schifo. L'albero della Russia, ragazzi, non è stato fatto. Non c'è un cazzo. Probabilmente il più grande è quello dell'Italia. Sì, ragazzi, qualche roba. Wow, come cazzo si fa? Perché la Russia è stata così tanto trascurata? Va bene, non importa. Andiamo avanti. L'11% del sistema mondiale. Io potrei, senza problemi, dichiarare guerra al Pakistan. O no? Che ne dite? Certo, dichiariamo guerra al Pakistan. Quindi, vediamoci pure da qui, ragazzi. È tempo di distruggere il Pakistan. Salve, Pakistan. Voglio dichiararti guerra perché mi hai rotto i coglioni. Allora, andiamo qua. Allora, così vediamo un po' come sono forti le nostre divisioni. Loro hanno 26-39 divisioni, quindi ovviamente non perdiamo, però vediamo come se la cava il nostro attacco e la nostra difesa. E poi un po' di addestramento sicuramente non li fa male. Quindi andiamo avanti, efficiente la produzione. L'Iran invece. L'Iran è più interessante però del Pakistan, ragazzi. E se buttassimo giù... Minchia, sei molto più interessante, è una bestia.
ha un sacco di petrolio. Quindi se buttassimo giù invece l'Iran, vabbè, io ci farei un pensiero. Quindi ragazzi, secondo me potremmo iniziare un'ottima operazione contro l'Iran. Allora, dobbiamo fare così. E poi metteremo qui, in queste due piccole province del cazzo, perché qui, esatto, non possono, metteremo qualche simpatico signore. Questi dovrebbero bastare in difesa. Quindi li mettiamo qua e questi li mettiamo aggressivi ad attaccare qua. Quindi ragazzi, buttiamo giù l'Iran prima della Cina. Tanto il tempo ce l'abbiamo ovviamente. Un bel mi piace ragazzi per questa conquista imminente dell'Iran, che dovrebbe avvenire abbastanza bene. Abbiamo un sacco di problemi a livello di gestione, purtroppo degli stati qui, delle regioni strategiche che non arrivano abbastanza sui fornimenti, però è un rischio che sapevamo che dalla quale saremmo andati incontro. Quindi siamo nella merda perché non produrremo mai questi 6.000 carri. È una cosa davvero vergognosa il fatto che la produzione non riesca. Non so bene per quale motivo, cioè è davvero così difficile. Che merda. Quindi andiamo a divisione di carri vuoti. Vuote adesso in questo momento, sono vuote ragazzi. Sono fottutamente vuote. Ma quante divisioni hanno? 1163, hanno un sacco di divisioni, puttana vacca. Forse qui ci converrebbe mettere qualche signore in più. E qui anche 5 allora. Non so, però io non voglio rischiare degli sfondamenti. Quindi facciamo così, qui li mettiamo 8 in difesa e sicuramente non sfonderanno. E poi vediamo qua di prepararci, ovviamente si dovranno risistemare. Poi passeremo a un attacco. Allora vediamo un po' quante, se possiamo iniziare a metterli aerei. Perché magari potremmo, non so se conviene tirare delle bombe perché magari alziamo tanta tensione mondiale. Però comunque un po' di aerei li mettiamo. Troppi. Passiamo il limite. Così. E ovviamente mettiamo anche qualche aereo di bombardamento. Quindi sono i UCAV. I tattici sarebbero. Questo non serve, perché non dovrebbe avere una marina, non lo so. Quindi il supporto aereo ce l'abbiamo, dovremmo avere la superiorità. Sì, di brutto ce l'abbiamo. Hanno un sacco di divisioni, ma noi abbiamo paura secondo voi di queste divisioni? Chi è che ha paura delle divisioni dell'Iran, ragazzi? Vi faccio un culo che ve lo sognerete di notte, cazzo. Perfetto, possiamo dichiarare guerra all'Iran, vediamo un po' come ce la caviamo. Quindi, giustifichiamo guerra, ragazzi. 15% di sessione mondiale. Dichiariamo guerra, non dovremmo trovarci in guerra contro nessuno. 12%. Perfetto, non siamo in guerra contro nessuno, ottimo. Quindi vediamo un po' con la nostra offensiva cosa succede. Ragazzi, tutto in positivo. Qualcuno, allora, chi è? Abbiamo rischiato di avere un fantoccio. La Bielorussia voleva entrare in guerra, ma noi non la invitiamo, che cazzo ce ne frega noi. Facciamo il culo così. Quindi iniziamo per distruggere. Sì, un po' di difficoltà ce l'abbiamo in effetti, perché sono davvero tante divisioni. Allora, morti, 5.000 morti, hanno già fatto noi 1.000. Vediamo un po' come si evolverà la guerra. Allora, di supporto, siamo ovviamente, abbiamo supporto noi perché loro non hanno praticamente aerei. Quindi, vediamo un po' come va. Adesso la nostra supremazia la stiamo abbastanza dimostrando. Molto bene, finalmente una guerra commentata, perché prima, nelle guerre precedenti, che abbiamo combattuto bene, molto bene, abbiamo anche commentato bene, però l'audio non si sentiva, quindi come se non fosse successo nulla. Allora, tensione mondiale 12%, quindi nessuno frega un cazzo se noi stiamo per distruggere uno stato così grande e così ricco quanto l'Iran. Va bene NATO, complimenti. E continuiamo a farle il culo. Allora, morti. 66.000, 5.000, perfetto. Quindi abbiamo finito, quindi ora stiamo fermi, non ci serve più niente, esatto. Sì, stiamo fermi, abbiamo molti più punti politici, abbiamo 3 eventi, un sacco. Giornalieri, vi ricordo che siamo in difficoltà elite. Allora, abbiamo 39 divisioni, anzi 20, poi ne mancano altre 10, 9 divisioni. E qui direi che possiamo stare fermi e accumulare equipaggiamenti. E qui stiamo per ricevere altre 15 fabbriche militari circa, 15 fabbriche civili, quindi un ottimo incremento. E un sacco di risorse. Con questa guerra vinta, che sono molto resistenti, Però, dai. Non ci lamentiamo. Vogliono provare a sfondare, ma non ci riusciranno, ragazzi. È inutile che ci provano. Da un momento non schiero nuove divisioni per il semplice fatto. Quindi li mettiamo qua.
non schiera nuova divisione, dicevo, per il semplice fatto che non ci sono abbastanza, non ci sono abbastanza infrastrutture per poter trasportare rifornimenti per tutte le divisioni, quindi non avrebbe senso. Vanno bene già queste. Ormai abbiamo stravinto, non hanno una minima possibilità di sfondare. Possono resistere un pochino ovviamente, però non hanno minima possibilità di sfondare. Quindi andiamo bene. Allora, hanno degli alleati, cioè dei volontari. No, a nessuno frega un cazzo. No, non mi faccio entrare in guerra, non rompi i coglioni. A nessuno frega un cazzo del povero Iran. Mi dispiace. Allora, qui abbiamo quasi finito la coda di produzione delle fabbriche militari, quindi ovviamente dobbiamo aumentarla. E l'aumenteremo. Come siamo messi qua? Proviamo a prendere la capitale? Se facessimo così... Ah, no, niente, niente. Mi sembrava non ci fossero divisioni. Scherzavo. Qui direi di fare un po' di addestramento. Queste le mettiamo qua. Qui facciamo nero. Questa serie mi sta piacendo un sacco, ragazzi. Molto bella, molto diversa dal solito anche. Non è uno scenario che mi trovo a fare. Quindi, molto bella. Penso che dovremmo prendere forza la loro capitale per buttare giù, ragazzi. Potrebbe essere un'operazione abbastanza lunga. Siamo al 21 agosto 2004, la guerra dovrebbe iniziare con la Cina il primo gennaio del 2005. Ci stiamo un po' dilungando. Speriamo che la situazione non vada male. Non penso, e vedremo. Cominciamo a ampliarci qua e togliere un po' di rifornimenti al povero Iran, che ormai sta prendendo un sacco di schiaffi dalla Russia. 23.000 morti contro 230.000 morti, sono un sacco di morti. L'esercito iraniano è completamente distrutto, non ha modo di difendersi. Allora qui dobbiamo modificare l'offensiva e portarla nelle province interessate, ovvero queste, la provincia di Tabriz, Itziz, e ovviamente abbiamo l'offensiva. Da qui ci stiamo espandendo senza problemi. Io farei una sacca, vediamo se le nostre divisioni, porca puttana, le nostre divisioni sono abbastanza forti. Sblocchiamo. Riescono a sfondare? Sì, perfetto. Quindi dovremmo riuscire a fare una sacca. Non attaccate, coglioni. No. Volevo fare una sacca. Voglio fare una sacca, ragazzi. Qui hanno il porto, maledizione. Allora. Nuova parte di dottrina, ottimo ragazzi. La nostra Blitzkrieg si fa sentire, madonna. Sì, qui se li prendiamo al porto, sacchiamo tutte le coesioni e facciamo un sacco di morti. Capitolazione? 97% ragazzi. 312.000 morti. Questa guerra è andata benissimo, siamo troppo forti. Qui avremmo dovuto spostare gli aerei in realtà. Lo facciamo adesso. Perfetto, ho spostato gli aerei. No, si sono ricongiunti, questa cosa non va bene. Non ti puoi ricongiungere. Facciamo una bella sacca, guarda la sacca. E dovrebbero anche capitolare con questa sacca in teoria. Dai, ecco qua. Vediamo un po', chiudiamo e dovrebbero capitolare. 100%, avevo ragione ragazzi. Operazione da manuale, signori. Da manuale. Annettiamo tutto, queste saranno le ultime missioni che faremo praticamente, beh ci sarà anche l'Azerbaigian, diciamo che il nostro imperio russo è quasi completo, prenderemo un po' di Manciuria, qualcosina, però siamo andati direi alla grande. Fatto ciò, togliamo questo e portiamo tutte le divisioni qui ad addestrare perché adesso siamo pronti per dichiarare guerra alla Cina, la situazione è andata molto bene, quindi qui a parer mio con... qualche mese, forse anche un anno di difesa, poi potremo passare a un massiccio attacco che porterà alla capitolazione della Cina. Ovviamente abbiamo sempre il fottuto problema dei carri, quindi delle divisioni corazzate e in particolare della produzione dei carri che sta scendendo sempre di più. Che merda, siamo messi davvero male ragazzi, quantità. Facciamo questo. Poi anzi possiamo passare a fare l'innovazione, non rompere il coglione, la guerra è finita. E la situazione è critica. È una situazione davvero critica. Vediamo. Nuovi programmi migliorati. Perfetto. Bisogna ricostruzione 3%. La facciamo.
10%, anzi. Perché dico cazzate? Siamo in negativo anche di equipaggiamenti. Vedete che abbiamo bisogno di un sacco di equipaggiamenti perché ne consumiamo un casino combattendo. Quindi la produzione deve ampliarsi. Qui, nonostante abbiamo 75 fabbriche di carri, quindi in realtà 68, comunque abbiamo produzione di 75, non riusciamo a produrre un cazzo. Non produciamo un cazzo, ragazzi. Allora, chiudiamo prima che me ne dimentichi. Ieri qua. Buttiamoli in eccesso. Perfetto. Qui ho sistemato tutte le mie divisioni, che sono 87, in queste regioni strategiche di fianco alla capitale, in modo che possano essere rifornite bene, senza problemi, senza dispersioni varie. Questa sessione è difficile per il fatto dei carri, cazzo. Io a momento, cioè, se continua così i carri li tolgo, puttana Eva. Faccio 300 divisioni di fanteria, visto che devo riuscire a farle. No, in realtà magari 300 no, però allora, il nostro esercito adesso è di 1,5 milioni. Minchia, è salito un casino, però dovrei riuscire a fare un sacco di divisioni in più. Non dovrebbe essere un grosso problema. Allora, qui arriviamo in positivo, abbiamo 86 divisioni, siamo 31 ottobre del 2004, dovremmo attaccare nel gennaio del 2005, non ce la facciamo, penso che la guerra verrà rinviata gennaio, febbraio, marzo barra aprile, facciamo aprile, il primo aprile del 2005, ragazzi, lo promettiamo, dichiariamo guerra alla Cina. Ho bisogno di avere ancora un po' di carri che entrano nelle mie divisioni, altrimenti sono vuote. Divisione di carri vuote non serve assolutamente un cazzo. Ora passiamo con la parte innovazione, così almeno ci potenziamo un pochino, visto che abbiamo pochi spazi di ricerca. E direi basta. Abbiamo meno 6400, puttana Eva, di carri con una produzione di 75, in realtà 68, comunque 65 fabbriche militari. Secondo me ne servono 150 per provare ad arrivare a 3000 carri negativo verso l'aprile del 1 aprile del 2005. Vedremo. Comunque, le nostre 87 divisioni sono molto forti, come avete potuto vedere, abbiamo dimostrato la nostra forza combattendo contro uno stato quale Rilan, che ha un sacco di uomini, è molto forte come stato, e aveva 100 divisioni e siamo riusciti a distruggerlo usando circa 60 divisioni, circa 55, perché abbiamo alcune divisioni sul confine qui con l'Azerbaigian, in modo che non sfondassero le Caucaso e mi facessero capitolare da quella merda di questa merda di canale. Mi stavo soffocando. Questa cosa non doveva accadere. Basta, ragazzi. Quindi, per questo episodio, ci vediamo presto al prossimo episodio. Dove sicuramente, anzi, 100% è ovvio, inizieremo la guerra contro la Cina. Perché, come ho detto, non possiamo più aspettare, ragazzi. Dobbiamo assolutamente dichiarare guerra alla Cina entro appunto il primo aprile del 2005. Anzi, il primo aprile, giusto, dichiareremo guerra. E basta. Quindi, ragazzi, per questo episodio, ci vediamo presto al prossimo episodio di questa grande serie dell'orso di Putin. E ciao.